Il pannello di fatturazione ti permette di salvare in anagrafica i prodotti, cioè gli elementi inseriti in fattura per descrivere il lavoro, un prodotto fisico, un servizio, una prestazione forniti da colui che emette la fattura. Dopo averli aggiunti in anagrafica, potrai ricercarli e inserirli rapidamente durante la creazione della tua fattura. Per inserire un prodotto, seleziona il menu Anagrafiche, Prodotti e quindi aggiungi nuovo, in alto a destra. Visualizzi la finestra Inserimento prodotto o servizio, dove sono mostrati in automatico l'elenco dei campi da compilare per completare l'inserimento. Il primo campo visibile è Codice prodotto, che identifica un codice univoco attribuito al prodotto per individuarlo e poterlo ricercare e selezionare rapidamente in fase di creazione fattura. Poi Descrizione, cioè la denominazione del prodotto o servizio da utilizzare in fattura. Codice IVA, cioè aliquota IVA associata al prodotto o servizio. Scegli un codice IVA tra quelli censiti in anagrafica o aggiungi una nuova aliquota con Aggiungi nuovo. Queste sono entrambe voci obbligatorie. Se operi in regime forfettario o dei minimi e hai impostato RF19 o RF02 come regime fiscale di riferimento, visualizzi il campo Codice IVA già precompilato, con la nuova IVA corretta per te. Puoi comunque sempre selezionare un codice IVA diverso. Continua l'inserimento con Il tipo di prezzo. Il campo è precompilato con quanto hai scelto nelle impostazioni. Per ogni singolo prodotto, puoi tuttavia indicare se il prezzo inserito nel campo successivo è al netto o al lordo dell'IVA. Indica il prezzo del prodotto e un'unità di misura se necessaria. Il campo Codice tipo è opzionale. Usalo per indicare la tipologia di codice articolo, ad esempio TARIC, CPV, EAN, eccetera, in genere utili per la fatturazione verso le pubbliche amministrazioni. Se si compila questa voce, il campo codice valore, cioè il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia, diventa obbligatorio. Allo stesso modo, se compili prima il codice valore, diventerà obbligatorio il codice tipo. Salva per inserire il prodotto in anagrafica. È visibile in elenco e potrai sempre modificarlo o eliminarlo. Se vuoi importare una lista di prodotti con file Excel, clicca su Importa prodotti e servizi in alto a destra. Puoi caricare file CSV, XLS o XLSX. I file devono rispettare una determinata struttura. Scarica e usa il file di esempio se necessario. Dopo il caricamento, indica la corrispondenza tra i campi presenti all'interno del software per la gestione delle anagrafiche prodotti e i nomi delle colonne presenti nel file caricato. Per variare una singola voce, utilizza il menu a tendina. Controlla il riepilogo dei prodotti che saranno importati. Se il file presenta degli errori, il sistema li segnala con una X rossa ed è possibile correggere le voci dove necessario o eliminare il prodotto. Clicca su Importa prodotti e servizi per concludere. Puoi inserire in anagrafica prodotti anche mentre crei una fattura, scegliendo Aggiungi prodotto o servizio e quindi Aggiungi nuovo. I campi da compilare sono gli stessi. Mantieni la spunta in salva in anagrafica in fondo alla schermata per aggiungere il prodotto all'anagrafica.